livello di sensazioni, direi che la tappa di Campofelice è stata un po' una tappa buona per me, che mi ha dato comunque consapevolezza di quello, delle mie sensazioni, della mia condizione. E poi, però, diciamo che ho avuto in tutti gli arrivi in salita, ho avuto delle buone sensazioni fino ad ora, quindi sicuramente posso ritenermi molto soddisfatto di questa prima parte. Non ho pressioni perché comunque so e sappiamo, in accordo con la squadra, che sono arrivato al giro con altri obiettivi, quindi tutto quello che sta arrivando adesso è, diciamo, è brutto chiamarlo un di più, però è un qualcosa di nuovo che stiamo vivendo e che comunque vada, sia in positivo che in negativo, non è un problema per me e non è un problema per la squadra. Quindi ce la stiamo vivendo con serenità e la viviamo anche bene a giornata perché, diciamo, fino a quando riusciamo a star lì è un vantaggio, fino a se poi qualcosa dovesse andare storto non abbiamo perso nulla, insomma, non era il nostro obiettivo primario, quindi non succede niente. Domani sì, sicuramente è una giornata molto particolare perché una giornata così all'interno di un grande giro può condizionare tanto. Poi oltre, diciamo, proprio il grave, diciamo che è proprio una tappa di gambe anche, quindi oltre alla fortuna che è fondamentale, servono anche gambe. E sicuramente ci saranno delle insidie, perché no, può essere una delle giornate che ti può far sorridere, ma allo stesso tempo ti può togliere tutto quello che di buono hai guadagnato fino adesso. Di tappe decisive ce ne sono veramente tantissime adesso, perché di montagne ne arrivano parecchie, però io personalmente aspetto per darmi un giudizio e per capire meglio come gestire la tappa dello Zoncolan. Dopo lo Zoncolan posso un po' capire com'è realmente la situazione e dove si può andare, in che direzione.